pensi ancora che le banche tradizionali siano il futuro? La risposta è no, no, no. Vuoi sapere il perché? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Simone e dal 2011 affianco persone, manager, professionisti e imprenditori come te che desiderano essere accompagnati nell'ottenimento di obiettivi di ricchezza, benessere, stabilità economica, personale e aziendale. Posso essere fisicamente con te o tramite video call, anche offrendoti dei percorsi di educazione finanziaria. Anche tu stai pensando di cambiare banca, ma pensi ancora nella forza delle vecchie banche tradizionali o delle istituzioni bancarie come le conosci? In questo video voglio parlarti del futuro delle istituzioni bancarie e vedere come le stesse sono destinate ad accorparsi sempre di più e a ridursi di numero. E quali sono i principali motivi? In primo luogo, se fino a qualche anno fa gli istituti di credito facevano gara per aprire più sportelli bancari per dare maggiore assistenza ai propri clienti, già da qualche anno non vedono l'ora di chiudere tali sportelli, per la concorrenza bancaria sempre maggiore, ad appannaggio anche di competitor esteri, che ha eroso la redditività delle banche stesse, vuoi per l'esplosione della tecnologia, che ha reso meno necessaria la presenza fisica per poter effettuare determinate operazioni. In secondo luogo, il cliente si deve interfacciare sempre con più referenti per effettuare le operazioni. Devo pagare un MAB? Vai dall'operatore di sportello. Devo inserire una delega sul conto corrente? Vai dall'addetto di back office. Devo chiedere un finanziamento per la mia attività? Il gestore small business ti aspetta. Devo valutare nuovi investimenti. Il gestore affluent lo trovi qui in questi giorni. Devo rinnovare l'assicurazione. Oggi il tuo consulente assicurativo è in ferie, ma lo trovi la prossima settimana. E siamo solo all'inizio. E tali referenti? Beh, il referente in banca ha un turnover molto elevato. Non fai tempo ad entrare in sintonia con una persona che qualche mese dopo te la spostano a qualche decina di chilometri da dove sei tu. E poi parlano di banche come istituti di cui ti puoi fidare. Ti fidi del fatto che la parola in personalità la fa da padrone, interfacciandoti con la banca. In terzo luogo, le banche tradizionali non guadagnano più come una volta. Anni di tassi bassi hanno fatto diventare addirittura più profittevoli i margini sugli investimenti effettuati, piuttosto sui soldi che vengono prestati alle aziende. Tanto che le aggregazioni a cui stai assistendo sono volte solamente a ridurre i costi e a mandare i poveri dipendenti in pensione a lasciarli a casa, perché il business non è più sostenibile. Aggregazioni che saranno all'ordine del giorno nei prossimi anni. Questa riduzione dei margini a cosa porta? 1. Porta i consulenti a vendere prodotti costosi, anche su pressing delle varie direzioni commerciali, poco efficienti. Si diventa venditori e poco consulenti. L'obiettivo di raggiungere gli obiettivi di vendita alla fine dell'anno supera gli orizzonti di pianificazione di lungo periodo del cliente. 2. Porta ad effettuare impieghi a tassi bassi, complice la forte concorrenza tra le varie banche, e a fare la gara a ridurre al minimo le garanzie, con il rischio di accantonare dopo poco tempo elevate perdite su crediti che non fanno altro che ridurre gli utili della banca. Banche che si definiscono molto solide, con elevati core tier 1, ma che alla fine hanno patrimoni fatti di azioni illiquide. Ma nessuno te lo dice, giusto? Infine, la poca motivazione dei dipendenti, che ogni anno si ritrovano padroni differenti, non adeguatamente formati, continuamente spostati da un reparto filiale all'altra della banca, che stanno contando i giorni o le ore per andare in pensionamento, portano e lasciano sempre più solo il cliente. Il modello di banca tradizionale è destinato a finire nei prossimi 4-5 anni. Il cliente si sta sempre più orientando alla ricerca di un unico referente, vero centro consulenziale di tutte le esigenze del cliente con cui instaurare un rapporto di fiducia, che rimanga al fianco del cliente per decenni, che consigli lo stesso senza conflitti di interesse e che venga retribuito sulla base del valore aggiunto consulenziale di rendimento che riesce a fornire al cliente stesso. In tutto ciò la figura del consulente finanziario diventerà sempre più determinante e decisiva in futuro. Se ti è piaciuto questo video, mettimi un like e iscriviti al canale per essere condotto in un'adeguata pianificazione che tenga conto dei tuoi obiettivi. Ti invito a contattarmi, trovi tutti i miei riferimenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!